is clear, I'll take your hand, walk to the promised land. I won't give up, my path is clear, I'll take your hand, walk to the promised land. Yes, I'm walking, lawyers, we'll keep on walking, say now, lawyers, take a hand, take a, take a hand, now I'm walking in love. Scafati, abbiamo fatto anche questa notte molto tardi, non so voi a che ora andate a dormire la sera, io sono veramente stanco, non so se si vede dagli occhi. Andiamo all'interno di questa villa comunale e andiamo a parlare con tutti quelli che ci capitano sotto occhio, sotto mano, sotto microfono. Amici di tutti, alla villa comunale di Scafati, tanta gente, soprattutto bimbi accompagnati dai rispettivi genitori, si divertono, passano il loro tempo all'insegna dello svago. Come risolvereste il problema dell'inquinamento? Come risolverebbe il problema del traffico? Traffico cittadino, tante automobili che circolano per la città. Tutti con la bicicletta. Tutti in bici, bella soluzione. Di dove sei tu? Scafati. Scafati, quindi sei di qui? Sì. Anche lei, di dove sei tu? Sono la sorella. Scafati. Sei della sorella? La sorella di Scafati. No, battuta scema però, vabbè. Scusi, lei se lo immagina un paese dove tutti camminano con la bicicletta, dove non ci sono più automobili? Ma penso proprio di sì, fosse una cosa molto bella andare in bicicletta, ormai siamo ai limiti, no? E quindi peccato che ci vuole ancora molto tempo per capire certe cose. Parlate di inquinamento con dei giovani di Scafati, voi siete di Scafati immagino? Sì. Ve lo immaginate un paese, una città dove tutti camminano in bicicletta o a piedi, dove non ci sono più automobili? No. Non ve lo immaginate perché è impossibile. È impossibile. Però qui all'interno di questa villa comunale dove c'è tanto verde ci si diverte. Perché siete qui? Ecco, facciamo una domanda proprio semplice. Così per incontrare gli amici, per stare con gli amici. Ah, non per stare nel verde, nella natura, no? No, non credo proprio. Giustamente, che ce ne fregano di... Ok, gli amici sono lui per esempio. Tu sei uno degli amici, come ti chiami tu? Io Santina. Tu sei un amico di Santina. No, non sei un amico, perché se tu porti la scritta No, chiariamola questa cosa. No, no. Ma è un amico, sono un amico, così Un amico però affezionato al punto tale da portare il tuo nome sul... L'ho prestato così, non è... L'amicizia, non è che dà qualcosa così. No. Evviva l'amicizia, guardate il valore dell'amicizia, com'è forte fra i giovani d'oggi. L'amico, nonostante non sia innamorato di lei, non sei innamorato di lei? No, no, no. La vuoi bene come amica? Non si sa. Lì c'è un altro mio amico. Come non si sa? Lo è o non lo è? Non lo so, dipende da loro. No, sì o no? No, non lo so, detto, non si sa. Sentimento. È tuo il sentimento, dici il tuo sentimento qual è, amicizia o amore? Amicizia, siamo amici, c'è anche qui una mia amica, c'è come lui è un altro mio. E perché però tu porti il nome di Santina e non suo, che tu come ti chiami? Io Carol. Carol, se dici Carol mi fai Carol with you, no, non c'entra nulla. Carol, sei la sorella di Santina, no. Amiche. Comunque insomma chiudiamo questa cosa, se no andiamo troppo per le lunghe, magari la gente poi col telecomando, pac, scambia, non c'è. Allora, secondo te... Marco, come ti chiami? Antonio è innamorato di Santina o porta il suo nome per un sentimento d'amicizia fortissimo? Potrei di no. Sì o no? Amore o amicizia? Vai. Secondo me è sia amore che amicizia. Forse più il primo che il secondo. Allè, vai con te. Tu che dici? Amore. Tu? Amore. Ragazzi, le nostre telecamere hanno scoperto un amore e speriamo che loro due diventino qualcosa in più. Credo proprio che sia arrivato. È anche ricambiato, ragazzi, è anche ricambiato. Allora ti facciamo un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Crepi il lupo. Perché voglio sapere perché sei qui e non da un'altra parte. Le donne. Perché la domenica vogliamo uscire un poco, cioè. Ma perché sei uscito qui in mezzo al verde, in mezzo alla natura? Perché ti stanno a cuore i problemi dell'inquinamento? Perché ti piace respirare aria salubre? Oppure per qualche altro motivo? È perché mi piace respirare aria pulita, cioè. Però io ho sentito dire fuori campo dai tuoi amici che adesso strimpellano a destra e a sinistra che tu sei qui per le donne. Un po'.
Come un po'? Ogni tanto. E allora chi sono le donne che ti piacciono? Facci vedere per esempio chi. No, non ci sono qua sotto. Come? C'erano due ragazze che ti accompagnavano lì. Quelle sono brutte. Andiamola a vedere, dai, vieni con me. No, che andiamola a vedere. Dai, sono due amiche, andiamo a parlare con loro. Dove stanno? Non lo so il nome perché io. Come non lo sai? Frequenti, cammini le persone di cui non possiamo camminare sulle aiole però. Possiamo camminare sulle aiole? No, facciamo il giro largo, diamo il buon esempio. Ecco. Chi sono? Facciamo una cosa, guarda. Dove sono le? Facciamo così, come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo? Dove sono le ragazze che tu cercavi? Loro, per esempio. Ce ne sono tre lì. Sono loro. No, vieni pure tu però. Io non le conosco. Vabbè, le conosciamo insieme, vieni con me. Non le conosciamo insieme. Vabbè, ma Vincenzo, tu sei venuto qua apposta, non puoi non andare. No. Vabbè, allora dacci un primo piano perlomeno. Guarda, fai un primo piano della faccia di Vincenzo. È eccezionale. Potresti diventare un attore quando. Ciao! Lei sta guardando una vasca di pesci e sta pensando a cosa? Beh, sto pensando che se sarebbe pulito sarebbe molto meglio. Perché da cosa è sporcata? Ci sono busti di patatine, c'è tanta roba. L'inciviltà delle persone anche in una piccola vasca di un parco. Sto pensando pure che se i pesci sarebbero in un ambiente più ampio, più largo, sarebbero molto a loro agio. Giusto, libertà anche per i pesci, ma invece. Ecco, sono passato davanti alla telecamera, bellissima questa cosa. No, volevo dire, perché così mettiamo a favore macchina, come si chiama lei? Io mi chiamo Anillo. Signor Agnello, in una piccola vasca buttano le carte, figuriamoci in un grande fiume come Sarno. Non ne parliamo. Parliamone in breve. È una routine di tutti i giorni, purtroppo, anche se lo vedi, ti senti male, ma non puoi farci niente. Perché proprio la gente è abituata così, perché parlando proprio stretto stretto hanno fatto tante leggi, ma mai messe in azione. Per esempio parliamo delle leggi delle cinte, delle cinture per le macchine, hanno fatto la cinta, a mezzanotte, 3 secondi hanno fatto una multa a Bari, hanno fatto una legge adeguata per chi buttare la roba dai finestrini della macchina, carte, non è stata mai messa in atto, come mai? Questi giovani riuniti in un gruppo di 4 persone stanno giocando con le figurine, non pensate male. A lontano sembravate un gruppo un po' losco, e invece da vicino ci avete le facce dei bravi ragazzi. Oh, vabbè, ma noi giochiamo pure così, tanto per giocare. Per passare il tempo. Che bello. È bello giocare qui, sotto gli alberi. Sì, è bello. Ma arriva la puzza del Sarno qui. No, certe volte sì, certe volte, in estate anche, spesso. La puzza dei pumaroli? Sì, sì. Come si dice? Non si dice pumaroli? Pomodoro. Pomolori? È stato presentato come un professore delle scuole medie lei? No, perché così mi chiamano, così perché voglio diventare un professore di elettrico. Come professore elettrizzato, elettrico? No, elettricista, no, scuola. Professore che fa l'elettricista? Sì. Vuoi fare il professore e l'elettricista? Sì, anzi vorrei andare proprio a scuola per fare questo scopo. Ho capito, quindi tu oltre a fare l'insegnante, nel tempo verso vuoi fare l'elettricista. Ma cosa gli insegni poi ragazzi? Insegnerò nel laboratorio quello che dovevo fare. Ho capito. Scusa, lui è un tuo amico, perché ogni tanto fa dei commenti. No, che volevi dire, scusami? Io niente. Come, parlavi? Che dicevi? No, io non parlo. Stava nella scuola, hai detto? Sì. Ok, tu che vuoi fare da grande? Io non faccio niente. Non vuoi fare... Adesso non fai niente, ma da grande che farai? Farai il boh. Tu che farai? Avvocato. Avvocato, penalista o civilista? Penalista. E che cosa fa il penalista? Infligge le pene, no? Sì. No. È no. Tombo. Cosa fa il penalista? Le cause penali. Fa cause penali. Il civilista? Le cause civili. E il penalista le cause penali. E il civilista le cause civili. Le persone, le famiglie. L'hai mai sentito? Una famiglia un dentifricio? No. Te lo dico io. Comunque l'argomento della nostra puntata è la natura e l'inquinamento. Abbiamo un fiume che fa pena. Fa pena. Era bellissimo tanti anni fa, ma però si è rovinato. Tu nel 2020, quando sarai avvocato, 2010 così, cosa farai in qualità di avvocato per risolvere questo problema? Io da solo non posso fare niente. Ma nel tuo piccolo cosa potresti fare? Nel mio piccolo potrei fare un... non so... Intentare una causa allo Stato, che ne so, alle istituzioni? Da solo no. Se ci sono... Come l'avvocato? Sì. Le altre persone insieme a me sì, ma da solo no. Giusto. Tu che cosa fai nella vita? C'è lavoro. Meno male. Cosa fai? Pizzaiolo. Pizzaiolo. In una pizzeria? Sì. Buone le tue pizze? Sì. Lavoro alla Carmenzita, a Sant'Antonio Abate. Pubblicità.
La tagliamo questa, non lo so. Vabbè, comunque buona pizza. Grazie. Quante pizze al giorno fai? Dipende. Dipende. Vabbè, mediamente un sabato sera? 5.400. 1.500.000. Ah, non mi è arrivati, no? 8 quintali di pizza. Più o meno. 8 quintali e mezzo così. Tu che fai? Vai a scuola. Tu fai la scuola, cioè tu rappresenti la scuola, quindi sei un preside, no? Cosa? Un alunno al Galileo a Torre. Torre de Anziata? Sì. Annunziata. Annunziata. E invece tu cosa ne pensi di questo fatto dell'inquinamento? Adesso siamo qui nel verde, belli, in bestia, però tu esci fuori, trovi cartacce, fiumi inquinati, macchine che mettono smog, come risolveresti il problema? Inquinando di meno, cercando anche di noi di non inquinare, buttando non carta a terra, né scariche in fiume. Bravo, iniziamo dal piccolo. Ciao ragazzi. Sì. Ed eccoci qui, dal nero della mia camicia al nero del tuo cappello. Come ti chiami? Iniziamo da questo. Floriana. Floriana, quanti anni hai? 15. Allora, a 15 anni ti sei mai posto il problema dell'inquinamento? No. Ah vabbè, cammini per strada, ma se capita senti la puzza, che schifo, la puzza del fiume. Sì. Le carte a terra, diciamo, guarda che incivili questi. Sì. Hai mai pensato che ci potrebbe essere una soluzione a questo problema? Sì, però no, con l'aiuto di tutti si potrebbe risolvere questo problema. Io quello che sto dicendo a tutti, se te la immagini una città dove camminano tutti in bicicletta, tipo a Hong Kong, no? Sì. Sarebbe più bello. Sì, bello, in bicicletta, senza questo fumo puzzolente. E tu invece col cartello warning danger che ti sbaciucchi col tuo amico. Abbiamo ripreso questo... Scusa, ce lo fai rivedere un attimo a questo punto. Un attimo di tenerezza per la nostra televisione. Niente, è scappato. Ma tu quindi non pensi all'inquinamento? Poco. Pensi più all'affetto che c'è con il tuo amico. E il tuo ragazzo? No, è un amico. Sì, che bello. Sì, è il suo ragazzo. Anche qui un'amicizia profonda. Come ti chiami? Assunta. È il suo ragazzo. Assunta. Dove? Dove? Battuta. Vabbè, battuta che ti faranno tutti una volta al giorno. Comunque Assunta, con te non parlo dell'inquinamento, ma anche perché il tuo giubbotto parla chiaro. Ecco finalmente il fiume di cui tanto stiamo parlando. Ma cos'è questo fiume? Nonnezza. Detto in napoletano. Mi dicevi prima in italiano. È il fiume più inquinato dell'Europa. Ma perché nel mondo invece c'è un fiume che è più inquinato di questo? Non si sa, non l'hanno detto ancora. Comunque sappiamo solo che è il più inquinato d'Europa. E così è famoso. Com'è il tuo profitto a scuola? Vai bene? Sì. Hai la faccia da secchione? No. Che voti c'hai? Tutte ottime. Tutti ottimi? Allora sei secchione? Yeah, no. Sì. Ma secchione sai che significa, no? Sì. Non che sei un secchio. No. Che sei secchio nel senso che sei bravo? Sì. Quanti anni hai? Che scuola frequenti? Dove abiti? Cosa fai nella vita? Niente. No, a parte gli scherzi, quanti anni hai? Allora, 13 anni, frequento la scuola media Tommaso Nardi che sta qui dietro, nella sezione terza H. Va bene. Buon Natale. Grazie. Qual è Natale? Prossimo Natale. Il prossimo. Buon carnevale, più vicino. Andiamoci. Grazie. Ciao. Hai sentito parlare di TV spazzatura? No. Hai mai sentito parlare di TV spazzatura? No. Hai mai sentito parlare di TV? No. Hai mai visto una scatola quadrata che emette delle immagini e dei suoni? No. Prima ho detto scusa, aspetta. Una donna della notte, cosa pensi della televisione? È un mezzo di comunicazione molto importante perché ci tiene vicini a tutti quanti. E poi non so che dirvi, comunque Massimilia è molto importante. Anche... Tu lavori la notte? Sì, solitamente sì. E quindi guardi la televisione di giorno? No, diciamo che di giorno dormo. E quando guardi la televisione? Mai. Quelli della notte? La televisione. Cos'è? A che serve? Secondo me solo a fare compagnia, però insomma anche beh, come mezzo di comunicazione. Una parola, un sostantivo, un aggettivo sulla televisione. Un'amica. Compagna. Tecnico di aggiusto le televisori. Aggiusti i televisori. Cosa ne pensa della televisione? No, non in questo momento, piacere. No. E in bagno? No, è impossibile.
programmi preferiti? Perché altrimenti se sarebbe in bagno la televisione non uscirebbero più nessuno. Le strade di Castellammare. Voi invece perché non camminate a piedi e andate in giro con la Vespa? A fare una passeggiata. Andate a fare una passeggiata su due ruote, cioè passeggiate con le ruote. E dove state andando così non presto per i fatti? Giro i negozi. State invidiando questi ragazzi che sono su questa spiaggia, che si stanno divertendo un sacco a suonare. E anche noi siamo qui invece, fra poco ci faremo un bellissimo bagno. Come ti chiami? Gennaro. Gennaro, nome tipico napoletano. Sì, sì. Cognome? Luise. Ah, non Esposito? No. Gennaro Esposito, come ce ne sono tanti altri milioni. No. No. Gennaro, vuoi fare un saluto a tutte le ragazze che ti vedranno e che ti ammireranno con questi occhi verdi? Ciao, ma voglio dire una cosa alla mia ragazza, ti amo tanto. È fidanzato, quindi mi dispiace per tutte quelle che sono alla ricerca di un ragazzo. Invece lui ha detto che da questa parte, questo ragazzo negro. Ciao, mi chiamo Antonio. Che è italiano ma è scurissimo di pelle, come mai questa cosa? E mia nonna è origine egiziana. Ah, tuo nonno è egiziano, quindi sei abbronzato tutto l'anno. Sì, sì. E perché sei in spiaggia adesso? Per prendere dei scampoli di sole. Scampoli di sole, bellissima questa. Il primo bagno che le fa quest'anno? Il terzo. È già il terzo? Sì, sì. È proprio ha messo quasi un record. Vengo, si può dire. Vengo a farmi due polipetti e qualche cozze, che sono bravino, sotto... E ve li mangiate? Anche, si risparmia. Si risparmia, oggi con si mangia crisi, genuino. Questa crisi universale, posso offrire un bicchiere d'acqua minerale? Forse per l'operatore che suda sempre. Operatore, tieni. Senza toccare, uno vuoi bere? Io un goccio d'acqua lo prendo. Ecco, vedete i nostri telespettatori come sono generosi? Beviamo alla salute di tutti. Grazie al signor. Io mi chiamo Rino Amendola. Signorino Amendola, la rivedremo qui. Rappresentante. Rappresentante di cosa? Ha una postazione fissa l'avvocato qui oramai, da quanti anni? Saranno una ventina d'anni. Ah, 20 anni sì. Questa postazione fissa, poi c'era un poco discrezione nella scelta. Ma lei durante l'estate normalmente dove va in vacanza? Di solito faccio qualche località turistica all'estero, ma non mare, perché già si sta molto bene qua e quindi... C'è bisogno di allontanarsi. La vacanza, esatto. E viva l'Italia, quindi l'Italia. Meglio stare in Italia, no? Sì, adesso soprattutto. C'è stata la svolta a sinistra, quindi penso che si sia molto meglio in Italia. Va bene. Anzi, è un invito per molti a non andare all'estero. Andando, si sei in diretta, però purtroppo c'è troppo sole. Ah, ma come non... Aspettiamo che piova. Danza della pioggia. Cioè, la mia figura dove vedere? Sì, dovresti vedere quello che stiamo riprendendo adesso. No, non... Poi vediamo se lui riesce a vedere. No, io non riesco a vedere niente, non so. Mentre no? Tieni la mela, una mela al giorno. Cosa bisogna premere? Nulla, devi solo avvicinare. Cioè, devi soltanto... ma si vede ben po'. No, non si vede. Pochissimo. Pochissimo. C'è troppa luce, ci vediamo questa sera per rivederci. Un ragazzo che sta prendendo il sole come tanti altri. Sì, tanti ne di sole oggi e abbiamo colto l'occasione per andare a mare. Ho capito, come ti chiami? Armando. Armando, e cosa fai nella vita tu? Ma lavoro e nel tempo libero cerco di fare molto sport. Mi hanno detto che sei un po' fragilino di fisico, cioè tua madre insomma ti ha fatto un po' piccoletto. Infatti cerco di mangiare molto, causa questa mia deficienza fisica, però spero che... Ho capito, vogliamo vedere come i tuoi genitori, cosa sono riusciti a fare? Ecco, effettivamente è il presentatore più alto del mondo. Lo dico... sì, modestamente, sì, se fosse ti fai più giù. Siamo vicini, ecco perché. Fratelli quando eravamo piccoli. Ma io sono alto, ragazzi, sono alto, è lui che... Io che sono un poco... È lui che sta... È lui che è cresciuto, ma io sono... Se non parlo nel microfono, credo di sì, no, giusto? Va bene. Qualcosa di positivo però finalmente sta accadendo. Una sorta di bonifica è già stata attuata, siamo su un marciapiede vero, su un guardrail finalmente scoperto. In questo punto della strada c'erano delle foglie, delle siepi, una natura viva morta incredibile, dove pululavano una serie di specie animali. C'è un signore che bussa lì, non so dove deve andare. E oltretutto una cosa bella, è che ci sono i lampioni che finalmente illuminano una strada
di a scorrimento veloce, abbastanza principale a transito. Sì, l'operatore sta facendo buzza buffa. Sì, vabbè, insomma, ci sono i lampioni che illuminano la strada di notte e quindi si potrà vedere il fiume di notte. Pensate che romantico, passeggiare qui di notte o passare lungo il fiume, lungo questa strada di notte, immaginare che c'è un fiume e tutti ci sentiamo più.